Continua la fase di debolezza di Bitcoin e anche del mercato cripto, un po' come un orologio svizzero che va a replicare quello che sono stati anche gli anni precedenti, cioè un agosto in barra di congestione ed un settembre delicato di cui andremo a parlare proprio nei prossimi video. Ma oggi volevo portare sul canale quello che è un indicatore molto particolare, spiegarlo, approfondirlo in tutte le sue forme, che è un indicatore di top e di topping, per avere anche un'altra indicazione di natura statistica se effettivamente questo top di mercato che c'è stato qualche mese fa, nel mese di marzo, ma poi è avvenuto una specie di doppio massimo anche a giugno, potrebbe in effetti essere considerato un top di mercato di Bitcoin. Alcuni dicono che questa cosa sia possibile, ovviamente, certamente è possibile, tutto è possibile nei mercati finanziari, però analizzando dei dati oggi andiamo a vedere uno degli indicatori di topping che ci dice che effettivamente siamo ben lungi dalla avere questo tipo di informazione, perché i prezzi di mercato, soprattutto del settore delle cripto e di Bitcoin, nonostante i rialzi stellari dello scorso anno, non sono in questo momento surriscaldati, cioè non sono in una fase di iper comprato e soprattutto non c'è nessuna FOMO, tutta quella diciamo fanfara classica che avviene quando i mercati fanno un top importante, bensì siamo in una fase anche forse di difficoltà del mercato e anche di delusione da alcuni punti di vista, soprattutto nel settore delle criptovalute. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video un po' più light, dove andiamo a ragionare appunto su questo indicatore, che è un indicatore molto interessante. L'avevamo già visto anche tanti anni fa, ragazzi, il P-Cycle. Allora ve lo spiego, vi spiego anche cosa fa e poi andiamo a fare tutte le conclusioni di rito sul grafico, perché, ok, l'indicatore, ok, vi spiego cosa fa il funzionamento, però poi ragazzi ricordatevi che l'analisi di quel dato spetta a voi, cioè è l'analista che fa la differenza, non l'indicatore, perché un indicatore può essere interpretato in modi diversi e soprattutto va compreso qual è il vero utilizzo, qual è il vero senso di quell'indicatore, che cosa ci sta dicendo, per poi andarlo a reinterpretare secondo il nostro giudizio, il nostro punto di vista. Quindi è proprio attraverso il valore dell'analista e della qualità dell'analisi che si ha l'informazione corretta. Ricordatevi che non esiste un indicatore oggettivo puro nei mercati finanziari, se fosse così saremmo tutti miliardari, quindi questa cosa non è possibile. Quello che esiste è un indicatore che dà un'informazione, ma l'analisi di quell'informazione spetterà sempre a voi o all'analista. Allora proviamo a fare questo compito, ragazzi. Allora, il P-Cycle è un indicatore di topping sul mercato e viene formato attraverso l'uso delle medie mobili semplici, cioè i prezzi di Bitcoin nelle chiusure delle singole giornate divise in media per il numero dei giorni e dei periodi della media. Quindi una media mobile semplice, proprio banalissima. Quello che è stato fatto dal creatore, adesso non mi ricordo come si chiamava, ragazzi, vediamo se ve lo ritrovo, dovrebbe essere, eccolo qua, Phillips Swift, che l'ho creato nel 2019. A dire la verità, dire creato è un po' un eufemismo, perché in realtà semplicemente ha inserito due medie mobili, le ha messe a confronto, ha tirato giù dei numeri un po' casuali, tra virgolette, con i periodi casuali, per farlo centrare con gli ultimi top che Bitcoin aveva preso, cioè quello del bull market del 2013 e poi quello del 2017, quello del 2021-22 e poi quello attuale. Allora, in linea di massima il ragionamento è stato questo: prendo una media mobile a un periodo fast, quindi corto, tra virgolette, in questo caso sono comunque 111 giorni, e poi prendo una media mobile molto lenta, la 350 giorni, che teoricamente è una media mobile di un ciclo annuale, diciamo così, no? La 111 è una media mobile di un trimestre, quadrimestre, una cosa del genere. Poi ha preso la media mobile, quella slow, e l'ha raddoppiata, cioè l'ha moltiplicata per due. In questo modo ha creato in pratica
un valore proiettato del doppio della media mobile. E poi il concetto è stato molto semplice. Quando la media mobile semplice incrocia il multiplo della media mobile a 350 giorni, indica un top di mercato, cioè indica un eccesso, cioè indica che nei 3 mesi, 4, diciamo forse più 4 mesi attuali, Bitcoin è stato talmente forte da raggiungere il livello raddoppiato della sua media mobile a 350 giorni. Ovviamente, essendo una media mobile a 350 giorni molto lenta, a un prezzo decisamente più magari basso in una bull run rispetto a quella più veloce, se io lo raddoppio vuol dire che negli ultimi mesi io ho fatto il doppio della media mobile dell'ultimo anno. Questo è il significato, quindi il doppio dei prezzi dell'ultimo anno raggiunto. E questo è significativo perché un po' ragiona sul concetto di eccesso di volatilità, cioè l'eccesso non calcolato sotto forma di indicatori come un RSI, per esempio uno stocastico, bensì calcolato sotto forma di prezzo. Quindi questo ha un valore maggiore, senza ombra di dubbio. Il P cycle di Swift, vediamo se l'ho detto giusto, Swift, sì, giusto, e in pratica ha ottenuto il suo scopo. In quasi tutti i cicli di bull run, l'ho ottenuto sia nel 2014 in questa zona qui, sia nel 2017, 2018, 2021, 2022 e poi ancora siamo in una fase completamente differente. Andiamo a vedere anche sul grafico quello di TradingView come calcolato. Allora, intanto vi faccio vedere concettualmente il grafico che abbiamo visto anche l'altra volta, dove vi indicavo che mancherebbe, secondo i cicli precedenti, l'ultima fase del bull run. Possiamo andare a inserire il P-cycle, ce ne sono diversi su TradingView, ragazzi, però io ho trovato più interessante questo qui, P-cycle top indicator di FreeFly 787, perché oddio, che ho fatto, no? Ok, ho cliccato sul nome perché semplicemente mi fa vedere le medie mobili. Io poi volevo vedere queste che erano le medie mobili. Allora cancello la mia e qui abbiamo la media mobile raddoppiata, che è la verde. Questa verde che trovate è la MA350 per 2, già calcolata, e poi la 111 del P-Cycle è la arancione, che potremmo anche, diciamo, un po' cambiargli e metterle simili ad altre, insomma, per vederle meglio. Però in linea di massima, ragazzi, era quello che volevo farvi vedere. Quando in sostanza abbiamo un touch qui, scusate ragazzi, ecco, devo mettere il daily perché qui eravamo in time frame weekly. Quando abbiamo un touch della media, quella arancione che brecca la media 350, vuol dire che il mercato si è surriscaldato e vuol dire che in pratica abbiamo i giorni contati perché siamo in un eccesso di rialzo. Questa cosa è giusta. Intanto vediamo dove siamo adesso e poi ragioniamo su questo dato. Allora, dove siamo adesso? Intanto l'abbiamo raggiunto anche nell'ultimo ciclo dell'halving di Bitcoin, proprio nella zona dei massimi, dopo appunto la fase di struttura di congestione. Attualmente dovremmo essere nella fase di congestione del ciclo dell'halving di Bitcoin, ma siamo lontanissimi perché guardate dov'è la media, quella 111 rispetto al multiplo della 350 che è qui. Siamo lontanissimi e soprattutto, ragazzi, c'è da dire un'altra cosa. Nel momento in cui io devo far sì che questa media 111 vada a intersecare la verde, deve necessariamente il prezzo salire sopra la media verde. Quindi, in sostanza, noi dobbiamo avere un Bitcoin che va molto su, e questo ci dà anche un'indicazione dei pricing se questo P-cycle funzionerà anche in questo ciclo dell'halving, perché andiamo a vedere anche i livelli che andiamo a toccare in pratica. In sostanza, la discrepanza tra questi due valori è veramente tanta, perché abbiamo il multiplo della 350 che è a 104.000 dollari
con la media normale che è a 63, quindi in sostanza distano di un po' meno del doppio. Però questo significa che Bitcoin deve correre, ragazzi, deve correre veramente tanto affinché la media 111 giorni vada a toccare questa 3,50. In pratica dovrebbe fare esattamente quello che abbiamo visto qui, cioè tutta questa struttura rialzista deve crearla da zero proprio completamente, come se in questa zona non siamo ancora andati a fare proprio la bull run di Bitcoin, come se non ci sia neanche stata. In più dobbiamo avere tanti prezzi che salgono sopra la 110, che è 111, che in questo momento addirittura i prezzi sono proprio sotto il livello della media fast di questo indicatore, e poi deve salire a tal punto da bucare anche la 3,50, quindi veramente bisogna fare grandi numeri. Proviamo a fare una proiezione per andare a comprendere questa cosa. Intanto servirebbe avere una serie di giorni sufficienti, e poi possiamo andare a strutturare una struttura di pattern che in pratica dovremmo essere più o meno, ragazzi, in questa zona adesso, in questa zona qui, e dovremmo andare a replicare questa cosa che abbiamo fatto, cioè in sostanza è questo l'atteggiamento che va a mancare. Questo è teoricamente la previsione, e anche andando a indicare quello che è il P-cycle e il concetto che c'è dietro al P-cycle. Ora, una cosa del genere è possibile o no? Ora ne parliamo, ragazzi, perché io voglio essere poi sincero anche con voi e dirvi le cose come stanno. Però in linea di massima questo è proprio l'atteggiamento che dovrebbe avere Bitcoin nei prossimi mesi affinché possa funzionare ancora il P-cycle, cioè questa media continuerebbe a salire. Bitcoin deve salire sopra la media 3,50, il multiplo della media 3,50, l'altra media invece, quella dell'altro colore, deve andare in pratica a girarsi così, poi segue Bitcoin e interseca qui l'altra media per poi girare. In pratica è lo stesso identico costrutto di ciclo che abbiamo visto qui. Ciò significa che il punto di arrivo di Bitcoin dovrebbe essere posizionato intorno ai 240-200 mila dollari in generale, perché poi le differenze su questi numeri sono sottili, anche se in termini assoluti sono tanti. 200 e passa mila dollari, affinché il P-cycle possa funzionare, 200 e passa mila dollari, ragazzi. A meno che appunto non assistiamo ad una fase così lunga di congestione che questa media 3,50 si interseca verso il basso, gira in pratica, ruota verso il basso, e poi qui abbiamo un'accelerazione fulminea tipo d'ascensore che fa sì che la 110 tocca, ma comunque in linea di massima meno di 180 mila dollari non è possibile. Ciò significa che affinché il P-cycle possa funzionare, noi abbiamo necessità di avere un'accelerazione veloce, istantanea, molto importante, che abbiamo almeno un 3x di Bitcoin, almeno un 3x dai prezzi attuali. Questa cosa è possibile? Non è possibile? Può avvenire o meno? Vi faccio vedere anche la struttura del range di data, che da questa zona, che dovrebbe essere poi la chiusura di giochi, in pratica ci indicherebbe che il massimo può avvenire intorno maggio, giugno, maggio, tra marzo e maggio, cosa che è anche corretta in termini ciclici, perché effettivamente poi qui abbiamo copiato un precedente ciclo e l'abbiamo messo su, quindi in sostanza stiamo ragionando su una proiezione che è identica, sia prezzi, dati e tempo sono identici, quindi è ovvio che indicano tutti quella direzione. Però qui dobbiamo ragionare su una cosa: questo P-cycle ha valore sì o no? Allora, il P-cycle, ragazzi, è stato costruito palesemente prendendo i dati passati e andando a creare dei parametri di questi multipli, di queste medie mobili, che sono che fittavano, si dice così in gergo statistico, perfettamente i cicli precedenti. Questa cosa è palesissima un errore statistico, perché andando a inserire dei parametri che sono palesemente casuali, perché
111, ragazzi, che significa? Allora, se io voglio un parametro che sia trimestrale, metto 90, quadrimestrale, metto 120, semestrale, metto 180. Prendo una media mobile a 350 che non ha nessun valore in termini logici, non rappresenta Bitcoin in niente, perché Bitcoin un anno è 365, metà anno è di meno, e poi insomma questi valori sono palesemente arbitrari, sono stati creati esclusivamente per fittare i dati precedenti, per far sì che funzionassero con i dati precedenti. L'atteggiamento del genere è un palese atteggiamento di overfitting statistico che non lascia molta significatività a questo indicatore. Quindi, punto numero uno, a livello statistico questo indicatore è un floppone colossale, non si può utilizzare per come affidabile. Possiamo utilizzarlo così per fare un video, ragionarci su e vedere se effettivamente si ripete questo tipo di costrutto. Questo va benissimo, però a livello di qualità dell'indicatore, diciamo che è un indicatore un po' inventato. Ecco, questo, ragazzi, volevo dire. La logica sottostante all'indicatore, quindi non i parametri, i parametri sono scelti a cavolo, diciamo così. La logica sottostante invece è giusta, perché la logica sottostante ragiona su un eccesso di rialzo che può essere calcolato utilizzando questa metodologia, cioè utilizzando una media mobile corta che va a toccare un multiplo di una media mobile lunga, perché in questo modo significa che il prezzo è salito così tanto che è andato ad intersecare il doppio di un valore più lento, e questo mi indica eccesso. Ora, questo cosa significa? Che voi dovete considerare i parametri del P-Cycle come teoricamente modificabili, ma il concetto sottostante è giusto. Ne otteniamo una conclusione molto importante. Se anche questa media dovesse avvicinarsi magari alla 3,50 senza andare a toccarla più di tanto, e magari siamo nei tempi ciclici giusti e magari abbiamo assistito a un'impennata dei prezzi che ha portato i prezzi BTC vicino a un determinato livello, già lì potremmo considerare questo indicatore come area di rosso, dangerous, e potremmo andare a considerare un eccesso, perché sostanzialmente, lo ribadisco, i parametri, se voi cambiate i parametri del P-Cycle, vi rendete conto che i punti di intersezione possono essere molteplici e possono anche accorciarsi, indicando dei livelli di massimo che sono decisamente inferiori a quelli che abbiamo visto. Ciò significa che, essendo i parametri casuali, come vi dicevo prima, non possiamo essere sicuri, tra virgolette, per quello che significa il termine sicuro, che è completamente sbagliato nell'ambito dell'analisi finanziaria. Non possiamo ragionare su questo indicatore come una cosa estremamente significativa, ma possiamo ragionare sul suo significato, cioè se si avvicinano quei due parametri e abbiamo una bull run e siamo nei tempi ciclici giusti, attenzione, perché il semaforo rosso si può accendere e può indicare motore surriscaldato. Però una informazione l'abbiamo in maniera, diciamo, definitiva. Questa vicinanza del P-Cycle della media 111 sulla 350 forse è un po' troppo, no? Un po' troppo blanda, anche perché qui Bitcoin non è riuscito neanche a rompere il multiplo con i prezzi della sua media 350. Significa che o c'è un rallentamento palese, quindi questo indicatore ormai è totalmente sbagliato nei parametri, oppure dobbiamo assistere almeno a un'impennata per rompere questa media mobile, almeno rompere con i prezzi prima di raggiungere magari un massimo per poi andare a stornare. In sostanza, anche questo indicatore o è proprio totalmente sbagliato, quindi non è più una questione di parametri che sono sbagliati di qualche giorno, ma proprio totalmente sbagliati, quindi dovremmo proprio 350 diventa 180, una cosa del genere, ragazzi. Oppure ancora abbiamo necessità di accelerare al rialzo per l'ultima fase. Ora, anche questo indicatore di topping un po' il dubbio ce lo mette, ragazzi. A livello ciclico siamo nella perfetta simmetria dei cicli precedenti in termini di tempo e in termini di fase attuale ribassista. L'anno scorso siamo saliti molto di più di quello che dovevamo, probabilmente manca un'ultima fase e probabilmente assisteremo a questa ultima fase, sì, che magari poi non sarà nelle intensità di cui tutti si sperano, addirittura magari sarà peggio, non si sa,
Quello è tutto da vedere perché l'intensità, la volatilità dei mercati è tutta da vedere, ragazzi, e non si può analizzare prevedendola in futuro, si può analizzare giorno per giorno, ma l'atteggiamento di mercato, quello invece è analizzabile ed è prevedibile perché dipende dagli atteggiamenti umani e dai comportamenti dei trader e degli investitori istituzionali e quelli sono prevedibili perché sono comportamenti umani. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate anche di questo P-Cycle, 240.000 dollari. Ma davvero, ragazzi, se ci arriva e ci prende per l'ennesima volta, incredibile, ma soprattutto sarebbe un grande vantaggio per tutti quanti. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi i commenti e ovviamente noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!